In questo video presenteremo i tessuti da evitare a contatto con la pelle e spiegheremo perché l'abbigliamento terapeutico Dermasilk è raccomandato dalle linee guida dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia per il trattamento della dermatite atopica. La dermatite atopica è una malattia cutanea infiammatoria con andamento cronico recidivante che alterna fasi acute a fasi di remissione. I sintomi con cui si manifesta sono prurito, arrossamento, secchezza cutanea, lesioni eczematose, croste dovute al grattamento. La pelle dell'atopico presenta un difetto della funzione barriera che provoca un'eccessiva perdita di acqua e un eccessivo ingresso di sostanze estranee attraverso la cute, che possono scatenare uno stato infiammatorio. Il paziente atopico ha quindi una pelle ipersensibile e iperreattiva, che si infiamma facilmente se viene esposta ad allergeni, come ad esempio l'acaro, il pelo del cane e il pelo del gatto, e se viene a contatto con tessuti irritanti. A causa del cattivo funzionamento della barriera cutanea, chi soffre di dermatite atopica è più soggetto a sviluppare la dermatite da contatto, un ulteriore motivo per prestare molta attenzione alla scelta dell'abbigliamento da indossare a contatto con la pelle. I tessuti quindi rivestono una notevole importanza nel migliorare la qualità di vita dei pazienti con dermatite atopica. L'importanza di evitare i tessuti irritanti è condivisa dagli specialisti che considerano la scelta dei capi di abbigliamento a diretto contatto con la pelle una fondamentale misura adiuvante alla terapia della dermatite atopica. Fondamentale perché serve a diminuire ed eliminare i fattori che possono scatenare ed aggravare la malattia come l'irritazione e l'eccessiva sudorazione. I tessuti da evitare. Lana, perché è altamente irritante. Il 40% dei pazienti con dermatite atopica presenta un aggravamento della malattia quando la pelle viene a contatto con indumenti di lana. Tessuti colorati, soprattutto quelli con coloranti a dispersione che penetrano attraverso la cute e determinano sensibilizzazione. Fibre sintetiche, microfibra di poliestere, nylon, poliamide, artificiali, viscosa, modal, micromodal, e derivanti dal riciclo di scarti vegetali o animali, come alghe, bambù, soia, eccetera. Tutte queste fibre non assorbono e cedono umidità in modo adeguato, pertanto aumentano la sudorazione, che è uno dei principali fattori scatenanti la dermatite atopica, e favoriscono la proliferazione batterica aumentando il rischio di sovrainfezioni, ad esempio da Staphylococcus aureus. Tessuti con trattamento antibatterico a rilascio, perché queste sostanze chimiche vengono assorbite dalla cute, ne alterano l'equilibrio e la corretta funzione di protezione. In passato veniva consigliato il cotone, ma recenti studi hanno chiarito che l'uso di abbigliamento in cotone non è la soluzione ideale per contrastare il prurito e per proteggere le pelli sensibili ed infiammate. Il cotone è composto da fibre corte 1-2 cm che si contraggono e si espandono con un movimento a spirale nell'assorbire e cedere umidità, causando un movimento graffiante e irritante la cute atopica. Un'altra controindicazione nell'uso del cotone è che questo tessuto, quando si inumidisce, si raffredda, stimolando così un innalzamento della temperatura e quindi una nuova sudorazione, scatenando il circolo vizioso sudorazione-raffreddamento-sudorazione che aumenta la secchezza cutanea. Oggi esiste l'abbigliamento terapeutico Dermasilk, appositamente studiato per chi soffre di dermatite atopica e di altri comuni problemi di pelle e mucose. Dermasilk è raccomandato dalle linee guida dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia per il trattamento della dermatite atopica dal grado lieve a quello più severo. Dermasilk è pura fibroina di seta con protezione antimicrobica permanente. La fibroina di seta è una proteina animale simile alla nostra pelle perché composta dagli stessi amminoacidi che formano lo strato corneo, ossia lo strato più superficiale della cute che ha la funzione di barriera protettiva. È morbida e non irrita le pelli sensibili perché è costituita da filo lungo circa 800-900 metri e perfettamente liscio che evita frizioni ed irritazioni meccaniche. È fresca e molto traspirante perché il filo lungo e la particolare lavorazione a maglia permettono un'elevata traspirazione, contribuendo a mantenere la pelle fresca, asciutta e a controllare la sudorazione. È termoregolatrice e combatte la sudorazione in eccesso. Mantiene la temperatura corporea anche in situazioni di umidità eccessiva. L'umidità sudore assorbiti non si raffreddano mai, quindi non si stimola l'innalzamento della temperatura corporea che provocherebbe una nuova sudorazione. Aiuta a prevenire e contrastare le sovrainfezioni e le infiammazioni. La protezione antimicrobica permanente preserva l'abbigliamento Dermasilk dalla contaminazione di batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni che aggravano la dermatite atopica.
A differenza della comune seta, Dermasilk è pura fibroina, la parte più pura della seta privata della sericina, una componente proteica che in alcuni rari casi può provocare reazioni allergiche. Un'altra importante differenza dalla comune seta è l'elevata traspirabilità, dovuta alla particolare lavorazione a maglia. Infine, grazie alla protezione antimicrobica permanente, Dermasilk non è colonizzabile dai microorganismi. Gli studi clinici pubblicati su riviste di dermatologia hanno dimostrato che l'abbigliamento terapeutico Dermasilk è indicato per i pazienti con dermatite atopica, perché grazie alla protezione antimicrobica permanente e alla pura fibroina di seta, riduce il prurito, riduce il rossore e l'infiammazione, riduce del 60% l'uso del cortisone, diminuisce il numero e la frequenza delle fasi acute infiammatorie, inibisce la proliferazione di microorganismi sul tessuto, previene e controlla le sovrainfezioni, mantiene la pelle morbida e idratata, permette un'ottima traspirazione evitando un'eccessiva sudorazione. Oltre alla morbidezza e al comfort garantiti dal tessuto, i capi di abbigliamento terapeutico Dermasilk per i bambini da 0 a 36 mesi vengono realizzati con cuciture esterne. Il body prevede una comoda manopola antigraffio che può rivestire la mano del bambino durante le ore di sonno per evitare le irritazioni da grattamento. Sono dispositivi medici di classe 1 CE, sono venduti direttamente dal produttore al consumatore, spediti entro 48 ore dall'ordine tramite corriere all'indirizzo del cliente. Per maggiori informazioni sulla dermatite atopica e sull'abbigliamento terapeutico Dermasilk, visita alpretec.com oppure contatta il nostro servizio clienti.